Allora, siamo qui con Sofia Barchesi e parliamo della mostra di Filippo Lippi attualmente in corso alle Scuderie del Quirinale. La mostra che state per vedere cerca di riabilitare la figura di Filippino Lippi, che è stato un pittore dalla nascita sfortunata, era figlio illegittimo, forse lo sapete, di un frate e di una monaca, quindi tutta la vita ha cercato di riabilitare questa sua nascita così scabrosa e soprattutto vuole far capire che non è assolutamente un pittore secondario, ma anzi allo stesso livello del grande Sandro Botticelli, di cui non è stato allievo, ma comprimario nella sua bottega. Ecco Sofia, che tipo di artista è Lippi? Come lo possiamo collocare nella Firenze del 400? Intanto considerate che lui nasce intorno al 1456-57, non è ancora chiara la data di nascita, ed è nato da un pittore perché il padre era pittore. Quindi la prima impostazione la riceve dal padre, fra Filippo Lippi, che tuttavia muore abbastanza presto, nel 1469. Quindi lui, che inizialmente rimane nella bottega con il socio, un altro frate di cui sentirete parlare nella mostra, che è Fra Diamante, si stacca e va da Prato, dove nasce, a Firenze proprio per lavorare nella bottega di quel grande artista che era Sandro Botticelli, allievo del padre. Quali sono le tecniche utilizzate da Filippo Lippi nelle sue opere? Quasi sempre lui usa la tempera, che proprio dal padre, che aveva tanta ammirazione per i pittori fiamminghi, diluisce con l'olio, quindi è uno dei primi pittori che porterà la tempera d'olio nella pittura italiana. E perché utilizza molto spesso un tema, uno sfondo di tema paesaggistico, ha un significato allegorico? Direi di no, il paesaggio nelle opere di Filippino Lippi è proprio ripreso dalla pittura fiamminga. È infatti il padre che gli fa amare questi pittori straordinari, non solo noti per il paesaggio, ma anche per l'attenzione data agli interni, per gli abiti, per le acconciature, per i gioielli, che vedrete proprio nei dipinti della mostra. L'artista in quanto tempo riuscì a produrre un'opera? Vuoi sapere esattamente quanto ci metteva? Sì. Non si può fare una stima temporale perché lui era molto furbo, si può dire un abile imprenditore, perché prendeva più richieste insieme e a seconda del momento, della persona e di quanto lo pagavano faceva più in fretta o meno in fretta. Vi basti sapere che uno dei più grandi committenti di Filippino, che è Pietro Strozzi, famosissimo banchiere fiorentino, e fece un vero e proprio contratto con un notaio, lui doveva rispettare dei tempi, ma la sua cappella Santa Maria Novella a Firenze venne completata quando il committente era morto da 11 anni. E la differenza netta fra Beato Angelico e Filippo Lippi e Sandro Botticelli, qual è delle differenze? Filippino o Filippo Lippi? Filippino. Non ti sbagliare perché si chiamano come sì. Il padre e il figlio. La differenza netta forse bisogna spiegarla di fronte ai dipinti. Sicuramente Beato Angelico è un pittore di primo 400 ed era un frate, mentre Botticelli e Filippino non lo sono, e questo ha la sua, come dire, importanza. Soprattutto Botticelli è il pittore dei Medici, quindi avrà forse soprattutto inizialmente una fase un po' di piaggeria nei confronti di questa famiglia, era anche un po' obbligato a fare certe cose. Filippino è più indipendente e quindi può permettersi anche delle libertà che gli altri sicuramente non potevano permettersi. Il messaggio che manda Filippo Lippi nelle sue opere è uguale per tutte le altre? Filippino. Non vi sbagliate perché sono due persone completamente diverse, perché è importante dividerli. Vuoi sapere il messaggio in termini simbolici, in termini... Rifammi la domanda. Allora, il messaggio che manda Filippino nelle sue opere è uguale per tutte le altre? Sempre di Filippino? Sì. Direi di no, ogni opera a seconda del committente ha un significato. Considerate che lui ha quasi sempre lavorato in contesti di personaggi ricchi, benestanti o comunque legati alla famiglia dei Medici, che erano quelli che governavano la signoria di Firenze, quindi sicuramente sono messaggi che possono andare da un'intimità religiosa a una invece affermazione del potere. Ha lavorato anche tantissimo per i governi civili, quindi a seconda del committente chiaramente doveva
dimostrare per quel committente qualcosa. C'è una diversità di luce nelle opere di Botticelli e Lippi. Le opere di Lippi sono molto più scure, qual è la motivazione? Allora, intanto le opere di Lippi sono scure nella fase finale della sua produzione, ma questo succede abbastanza spesso a tutti i pittori che nella fase finale della loro produzione tendono a scurire i colori. Questo perché si sentono alla fine della loro vita. Nella parte invece iniziale, lo vedremo nella mostra, i colori sono assolutamente accesi, brillantissimi, anche per l'uso dell'olio che scioglieva la tempera. In più il fatto di scurire i colori è coinciso per Botticelli anche, ma anche per Filippino, nella diciamo adesione alle prediche di Savonarola, quel messaggio di ripiegamento su se stessi e anche di meditazione sulla vita propria di Savonarola alla fine del 400. Senti, un'ultima domanda, una mia curiosità, ma rispetto alla religiosità di Beato Angelico e al mondo di Beato Angelico, quali sono le differenze? Beato Angelico vive prima e quindi ha una visione diversa, perché è stato Savonarola che ha influito tantissimo sulla vita, la cultura, l'arte della Firenze del secondo 400. Addirittura Savonarola avrà dei problemi con il Papa, che è Alessandro Borgia, che lo scomunica e lo manda a rogo. Quindi i pittori che si trovano a lavorare in quel contesto non possono non risentire di questi richiami all'ordine, peraltro in un certo senso anche doverosi, per cui c'è proprio una differenza di impostazione. Beato Angelico era un monaco, viveva nel convento di San Marco a Firenze, e gli altri no, erano comunque laici, anche se il Filippino, vi ricordo, nasce in un contesto poveretto, piuttosto... come dire, una nascita illegittima di un frate e di una monaca sarà qualcosa di molto scabroso per quell'epoca. Però non scordiamoci che lo stesso Papa aveva i figli, i cardinali, lo stesso, però il fatto che loro avessero comunque deciso di vivere insieme, poi vi racconterò come avviene questa nascita, fu qualcosa di veramente scandaloso. Va bene, grazie e buona mostra. Grazie a voi.